Nuovo appuntamento con il podcast di Rubino Immobiliare, con Rubino Immobiliare News. Io sono Gennaro Del Core e qui come oggi c'è Andrea Rubino. Benvenuto Andrea. Bentrovati. Il titolare, insomma, il presidente del gruppo di Rubino Immobiliare, che ho invitato a parlare di un argomento molto importante che riguarda sempre la compravendita. Abbiamo intitolato questa puntata L'arte di negoziare. Uno degli aspetti che rappresenta un vantaggio nell'ingaggio di un consulente professionista è quello appunto della sua preparazione tra le varie cose, oltre che competenze tecniche, anche quelle relazionali e quindi di negoziare. Gli ascoltatori scopriranno in questa puntata cosa c'è dietro il lavoro di un agente immobiliare, perché non è facile improvvisarsi tali. Cominciamo da questo. Ci sono delle tecniche particolari o si va a braccio? No, assolutamente non si può andare a braccio, bisogna avere una preparazione anche approfondita della materia, ma ecco, mi hai fatto questa domanda, la negoziazione certamente è una delle componenti dell'attività dell'agente immobiliare, però non è la sola componente, cioè noi non negoziamo. Qualcuno potrà dire, ma allora che cosa fate? Beh, no, noi mediamo, che è ben diverso da negoziare. Qual è la differenza? E beh, la differenza è che la negoziazione, diciamo, la può fare un proprietario che incontra un acquirente. Allora, in questo caso, due parti negoziano un accordo, una cosa. E quindi la negoziazione può avere vari risvolti, no? Quindi può anche non concludersi perché dopo le parti, dopo la negoziazione, che dopo non è altro che una trattativa, perché la negoziazione è, diciamo, è l'oggetto di una trattativa, quindi la base è la trattativa per la vendita, l'acquisto o anche un rapporto di lavoro, si negozia, quindi sono le parti che negoziano. E invece l'attività del mediatore è un'attività diversa perché media quelli che sono gli interessi opposti delle parti, perché dopo noi abbiamo l'acquirente che vuole molto meglio spendere di meno e il proprietario che vuole ricavare di più, e quella è la negoziazione. Noi invece ci mettiamo in mezzo, perché noi facciamo attività di mediazione, quindi mediamo tra i due opposti interessi. E per poter negoziare è chiaro che occorrono delle competenze che tu hai citato, competenze relazionali, perché dopo alla base di quella che è la nostra attività di agente immobiliare, di mediatore, ed è la componente che io ritengo fondamentale, la componente che primeggia su tutte le altre competenze, perché io nel mio libro che ho pubblicato nel 2021 e che è presente su Amazon, io spiego tutto quello che fa l'agente immobiliare. Infatti il titolo è Mediatore Immobiliare, Valore di una Professione. Il valore di una professione che è composta da il 30% di quelle che sono le competenze tecniche, che possono ovviamente variare da quella che è l'urbanistica, Certo, quello anche che è il nel discorso tempo, no? legale, giuridico, tutto quello che è la competenza che io definisco di prodotto, perché uno deve conoscere il prodotto, però la componente fondamentale, che io dico al 70%, è la competenza relazionale, quindi di comunicazione. Potremmo dire che l'obiettivo è il cosiddetto win-win, cioè quello di far vincere entrambe le parti, quindi Sì, entrambe le parti. certamente, ecco, l'attività di mediazione ecco perché è fondamentale, ecco perché non si può confondere con la negoziazione. Noi diciamo che in un certo qual modo è un discorso di, ecco, rientra nella trattativa, un discorso di preparazione, poi dopo la mediazione. Però ecco, l'attività e l'arte della mediazione è fondamentale per non far sì che dopo l'affare o l'acquisto, la Certo, vendita non vadano in vada fumo, a pezzi. perché anche nell'ambito della negoziazione, della comunicazione, oltre a quello che è tutto quello che è la comunicazione globale tra due esseri viventi, che chiaramente non è solo fatta di Di parole, parole, o certo. meglio, e non è solo fatta di prosemico, quella che può Certo. essere il linguaggio del corpo, anche il discorso di voce, ma anche le parole in sé per sé hanno una grande importanza. Un'ultima domanda per chiudere questa nostra chiacchierata: quali sono le insidie alle quali stare attenti e quindi per le quali, insomma, l'agente immobiliare diventa decisivo, soprattutto a chi è inesperto e si affaccia magari alla prima vendita della sua vita?
È proprio questo discorso, riprendendo quello che stavo prima dicendo sul discorso della negoziazione, differenza tra negoziazione e mediazione, ed è quello che dopo occorre stare molto attenti quando c'è una negoziazione tra privati, perché io compro e vendo, c'è una trattativa quindi tra privati, e in quel caso oltre appunto a quel che è tutto il linguaggio del corpo, perché dopo c'è un discorso di espressioni facciali ed altro, ma anche una parola in più, una parola in meno può avere può essere determinante. Io nella nostra esperienza, nella mia esperienza che è oggi oltre 45 anni, ecco, molte volte una parola in più da parte del proprietario può far scattare una scintilla di orgoglio, comunque di ripicca, creare un problema, anche una parola in più, una parola in meno, e quindi chiaramente dopodiché c'è la divisione, nel senso che dopodiché succede la lite e quindi l'affare non va in porto. Ecco perché l'importanza, bisogna stare attenti, però ecco, non è soltanto che diciamo il negoziatore, o meglio il proprietario, che negozia il prezzo con l'acquirente o viceversa, perché lì c'è quindi l'aspetto tra due parti che sono tutte e due interessate, no? Ecco l'attività e l'importanza della mediazione. Questa è l'attività della mediazione, ma la mediazione, noi facciamo mediazione immobiliare, oggi c'è la mediazione civile o la conciliazione a livello legale, c'è la mediazione familiare, quindi ci sono. Questa è l'arte della mediazione, perché il cliente che vuole vendere e comprare lo vuole fare nel migliore dei modi, deve scegliere un mediatore. Contribuiamo a quella società del confronto anziché dello scontro con i lavori. Sì, certamente. Grazie Andrea per quest'altro appuntamento e alla prossima.